Bisogna spiegare al pubblico, a chiunque vedrà questo video, che cos'è questa Snyder Cut. Perché se ne è parlato tantissimo, anche i muri sanno che il 18 marzo di quest'anno uscirà questa benedetta o maledetta Snyder Cut. Bisogna spiegare che cos'è. Perché ancora oggi c'è gente che veramente non sa che cosa sia. Per spiegare che cos'è, bisogna tornare un po' indietro nel tempo, bisogna tornare nel 2016, quando è uscito al cinema Batman contro Superman. Prima che uscisse al cinema questo film, lo stesso Zack Snyder aveva dichiarato: una versione uscirà al cinema, la mia versione definitiva invece uscirà successivamente in home video e avrà delle scene in più. Stiamo parlando di 30 minuti in più. Quindi già metteva le mani avanti, sapeva che la Warner Bros. Avrebbe fatto uscire una versione ridotta, perché la versione Director's Cut, questo si chiama Ultimate Edition, dura 3 ore, al cinema è arrivato un film di 2 ore e mezza. E quindi partiamo già bene, cioè nel senso il regista dice già: ok, andrete a vedere un film che poi non è la mia visione completa, la mia visione totale, e quindi se volete vedere il mio vero film, come è già successo per Sucker Punch, giusto Phil, che c'è una versione estesa, Watchmen, che dura Sì. tantissimo, la versione integrale di Watchmen, ed è uscito questo. È uscito questo di 2 ore e 30. Quando è uscito Batman contro Superman al cinema, il signor Zack Snyder e l'amico collaboratore Chris Terrio avevano già scritto una sceneggiatura per Justice League. Ovviamente, quando progetti una serie di film che formano comunque una saga, possiamo dire un universo cinematografico, sai già che cosa accade nel film dopo, quando stai girando il film prima, no? È ovvio. Visto che era già stato confermato Zack Snyder come regista, di Justice League e di eventuali sequel. Che cosa succede? Esce Batman contro Superman. La critica e il pubblico si divide a metà. C'è gente che grida al capolavoro, c'è gente che dice questo film è veramente terribile. La Warner Bros. Cosa fa? Non può accettare tutte queste critiche negative e allora dice a Zack Snyder di riscrivere la sceneggiatura, perché ovviamente Zack Snyder aveva la sua idea. Aveva scritto il Justice League che avrebbe fatto la continuazione a Batman contro Superman, ma non poteva andare bene perché la Warner Bros. Gli disse: questa idea è folle. E quindi che cosa succede? Zack Snyder e Chris Terrio riscrivono il film di Justice League, iniziano a filmare il film. Mi verrebbe da dire purtroppo, con la supervisione di Geoff Johns. Geoff Johns è stato dietro a molti progetti della DC, anche fumetti. A cosa serve Geoff Johns? Serve a mettere un po' di ironia qua e là, perché comunque Snyder ha sempre avuto questa impronta cupa, dark, abbastanza drammatica. Beh, si adatta alla DC. Esatto, si adatta alla DC. Zack Snyder non ha potuto girare la sua prima idea, il film che aveva in testa quando ha girato Batman contro Superman, il sequel ideale per il suo film, non l'ha mai girato. Nemmeno ora, non l'ha mai girato. Succede che a maggio, stiamo parlando del 23 maggio del 2017, Zack Snyder abbandona la produzione di Justice League. E tutti rimangono sorpresi, si chiedono: ma perché? Cosa è successo?
è successo che il regista non ce la faceva più. Solo a maggio 2017 si scopre che la figlia di Zack Snyder, Autumn Snyder, si era tolta la vita un paio di mesi prima. Stiamo parlando di marzo. Lui, nonostante questa disgrazia, ha voluto finire di girare il suo film. Zack Snyder, quindi, da marzo a maggio, ha ultimato il suo girato e ha lasciato la produzione, che sarebbe passata in post-produzione, ovvero quando il film inizia ad essere montato, vengono aggiunti gli effetti speciali, iniziano a comporre la colonna sonora. Zack Snyder ha raccontato recentemente che sì, ha abbandonato la produzione perché non ce la faceva più per la figlia, perché voleva stare vicino alla sua famiglia e perché comunque quello che doveva fare l'aveva fatto, aveva girato il suo film. E un'altra motivazione era che non aveva più le forze, ha proprio dichiarato: lascio perdere queste cazzate, ovvero i supereroi, questi film, e vado dalla mia famiglia perché ha bisogno di me. Quindi Zack Snyder se ne esce dal progetto. Zack Snyder aveva già fatto vedere buona parte del suo girato, praticamente i film vengono montati ancora prima di essere arricchiti di effetti speciali, quindi Zack Snyder aveva già presentato la versione che aveva girato, che era farina del suo sacco, con qualche intervento del buon Geoff Johns, che è stato chiamato proprio per dare un pochettino di leggerezza, perché Batman contro Superman troppo pesante, troppo cupo, qualche battutina c'era già nel primissimo trailer del 2017, che era molto cupo come fotografia, ma se vi ricordate c'era quel simpatico scambio di battute tra Batman e Aquaman, quando Batman gli dice: ma dicono che sai parlare ai pesci, no? Oppure Flash che dice a Batman, Batman gli propone di entrare nella sua squadra, lui fa: sì sì, accetto subito, ho bisogno di amici. Anche la battuta di Flash che dice: ma tu che potere hai? Io sono ricco. Sono ricco, bravissimo. Un'altra battuta, poi ci ritorneremo su queste battute, perché Zack Snyder recentemente ha dichiarato un'altra cosa, in merito a queste gag, che potremmo non ritrovare nel suo vero film. Zack Snyder aveva presentato questa versione alla Warner Bros. La Warner Bros. Non era convinta ancora, nonostante avessero aggiunto delle parti più divertenti, più leggeri, avessero fatto un film apparentemente più leggero, il film invece risultava ancora pesante, ancora drammatico, ancora cupo, e probabilmente era troppo lungo, visto che il montaggio presentato da Zack Snyder ai tempi era di 214 minuti, che comunque è già un minutaggio abbastanza importante, diciamo. E lui si rifà facendo di 4 ore. Adesso ci arriviamo alle 4 ore, ma prima cosa succede? Zack Snyder è via, ma servono al film delle riprese aggiuntive, che chiamano reshot, perché dicono: Snyder sì, ha girato il film, ma mancava qualcosina, quindi serve qualcuno che possa dirigere queste scene aggiuntive. E chi chiama la Warner Bros? Beh, visto il grande successo che ha portato alla Marvel il regista Joss Whedon, regista di Avengers e Avengers Age of Ultron, decidono di chiamare lui. E Joss Whedon che cosa fa? Lui non gira delle scene aggiuntive, ma insieme a Geoff Johns, colui che ha portato un po' di leggerezza nella versione di Snyder, i due riscrivono da capo il film di Zack Snyder. E uno dice: riscrivono da capo? Sì. La storia è quella, la sinossi è quella, 5 eroi, perché uno non c'è più, è morto nel film prima, 5 eroi uniti per salvare il mondo da questa grande minaccia.
oltre a riscrivere il film, decidono di rigirare il film. Il loro compito è quello di fare un film con un tono molto leggero, che possa competere con i film della Marvel, anche divertente, deve divertire, deve essere adatto ai bambini, perché Zack Snyder ha sempre dichiarato che i suoi film sarebbero per un pubblico più maturo. E quindi hanno il compito di rigirare il film facendo una Justice League più family friendly di quella ideata da Zack Snyder, e hanno un altro limite da tener conto, ovvero la durata. Il film deve per forza durare 2 ore. Quindi siamo a maggio. Il film deve uscire il 17 novembre 2017. Abbiamo 7 mesi per riscrivere il film, rigirare il film, montarlo, aggiungere gli effetti speciali e confezionare il tutto per rilasciarlo al cinema. E il risultato è questo film che non c'entra praticamente niente con quelli precedenti. Io ho visto questo film, come l'avete visto voi, e sicuramente tutti e tre abbiamo notato una grande differenza. Una differenza nella caratterizzazione dei personaggi, una differenza nel tono, una differenza di musica, visto che quando Zack Snyder se n'è andato via è arrivato Joss Whedon, hanno assunto Danny Elfman, quindi mica Pierino, hanno assunto Danny Elfman, il compositore del tema originale del Batman di Tim Burton. Ovviamente Danny Elfman ha voluto autocitarsi, quindi nelle scene di Batman risentiamo il motivetto del Batman di Tim Burton, e in alcune scene di Superman sentiamo addirittura la musica per John Williams dei primi film di Christopher Reeve. E a me questa cosa ha pesato molto, non tanto perché il film era strano da vedere, ma perché avevano lasciato come regista Zack Snyder. Quello che hanno fatto è stato rigirare un film spacciandolo per un film di un altro regista che aveva sì girato il suo film, ma quel montaggio non l'hanno per niente considerato, anzi hanno preso delle piccole parti che secondo loro potevano funzionare e poi hanno riscritto varie parti. È stata una cosa abbastanza brutta, tanto che Deborah Snyder, moglie di Zack Snyder, nonché produttrice del film, insieme a Christopher Nolan, che anche lui è produttore del film, quando hanno visto le prime proiezioni di questo Justice League di Zack Snyder, che invece era il film rigirato, hanno detto a Zack Snyder: ti prego, non guardare questo film perché ti si spezzerebbe il cuore. Zack Snyder ancora adesso non ha guardato quel film. Il film, riscritto, rigirato, diciamo dalla Warner Bros., perché io ce l'avevo tanto con Joss Whedon, ma Joss Whedon ha soltanto fatto il suo lavoro, bene o male ha fatto il suo lavoro. È anche vero che riscrivere su un film che non è tuo non funziona. Abbiamo visto che unire due stili completamente diversi non ha funzionato, perché quello che abbiamo visto nel 2017 è un mix di due stili completamente diversi e un regista che prova a, come dire, fare un film come se non fosse il suo film, ma fosse il film di un altro. Anche lo stesso Joss Whedon ha girato il film come se fosse Zack Snyder, ma non essendo lui, non è riuscito nell'intento. Ma doveva far uscire il film il 17 novembre, non volevano assolutamente tener buono il film di Snyder, e allora hanno mandato al cinema
quella versione rimaneggiata, rimontata. Allora, ci sono i dati adesso che rivelano che del film uscito al cinema nel 2017 sono presenti soltanto 30 minuti di Zack Snyder. 30 minuti su un film di 2 ore. 30 minuti non dall'inizio alla prima mezz'ora, 30 minuti sparsi, ovviamente. Questo vuol dire che Joss Whedon ha girato 1 ora e mezza di quel film. E ci credo, il film io l'ho visto. Io so riconoscere quale scena di Snyder e quale scena di Whedon. Hanno messo, ovviamente, tanta ironia, ma non è detto che delle scene ironiche siano divertenti. Cioè, devi anche saperle scrivere, farle recitare in una maniera, ma lì è soprattutto la scrittura. Uno deve saper dire bene la battuta, ma se la battuta è scritta male, non ridi. Io al cinema non ho riso neanche un attimo, io ero terrorizzato. Il lavoro fatto con la CGI nel film rifatto da Whedon è veramente vergognoso, non mi viene in mente nessun altro termine. E, tra l'altro, tu hai detto che non dai, diciamo, tutte le responsabilità a Whedon. Io sono del parere contrario, io le responsabilità le do esclusivamente a lui, non gliele do neanche a Geoff Johns, perché so che è uno scrittore meraviglioso, quindi non posso darle a Geoff Johns, perché so che qualsiasi cosa tocchi Geoff Johns è considerato un dio nella DC Comics, quindi alla fine... Dal punto di vista fumettistico sono d'accordo. Esatto. Quindi alla fine, quando io vedo il lavoro fatto da Whedon, e in passato mi è capitato di vedere altri lavori fatti da Whedon, come quella porcheria di Age of Ultron, quella vergogna di film, cioè che quando lo guardi dopo aver visto Soldato d'Inverno, cioè ti viene da ridere. E allora là capisci che la colpa di tutto questo, cioè non la colpa magari, ma il merito di della poca riuscita di questo film è di Whedon, che non ha avuto neanche il rispetto verso il suo collega Snyder. Ma più che altro non ha avuto il coraggio di firmare la coregia del film. Il film forse, non poteva... Forse si rendeva conto anche lui di quello che era il film. Fortunatamente, dopo 4 lunghi anni, finalmente, grazie ai fan, perché bisogna dirlo, che è grazie ai fan, la Warner Bros. Ha deciso di far rilasciare il vero film di Zack Snyder, girato nel 2016, montato in questi anni, perché Zack Snyder ha continuato a lavorare il film stuzzicando noi fan, rilasciando delle foto che non sapevamo veramente in quale parte del film avremmo visto quelle scene, e finalmente Warner Bros. Ha trovato questo accordo con questa piattaforma HBO Max per rilasciare il film in streaming. Dopo che avrà strisciato da Snyder, tra l'altro, l'ha mandato un emissario in ginocchio e ha detto carta tra bianca. Tra l'altro, la Warner Bros. Aveva proposto a Snyder di rilasciare il film così com'era, ovvero solo il girato, senza gli effetti speciali e senza la musica. Snyder ha usato una mano o due per mandarli... Zack Snyder ha detto, ma neanche morto, mi state prendendo in giro. Che già è stato preso in giro parecchio prima. Sì, gli ha chiesto la modesta cifra di 40 milioni di dollari per finire il film. Che poi sono aumentati. E sono aumentati. Perché probabilmente la Warner Bros. Ha iniziato a credere in questo progetto nonostante l'avesse bocciato ai tempi. Perché ricordiamoci che il film che vedremo il 18 marzo in tutto il mondo, cosa straordinaria a pensarla, è lo stesso film che Zack Snyder ha girato nel 2016, lo stesso film. Cosa ha di diverso? Hanno permesso a Zack Snyder di fare dei reshot, quindi delle scene aggiuntive.
Il minutaggio totale di questi reshot è di 4 minuti. Questi 4 minuti saranno alla fine del film. Una volta che avremo la visione di Snyder, tu ti metterai lì un giorno, guarderai la visione Justice League con la vecchia, e questa sono due film completamente diversi. Assolutamente, perché non l'idea di base era stessa. Non c'è un 20 minuti in più, una scena in più, un'altra cosa. Come design dei personaggi si è cambiato molto. Steppenwolf stesso non è più un essere in armatura, cioè, ma è letteralmente un alieno corazzato. Sì, perché qui, nella versione estesa di Batman contro Superman, troviamo una scena finale in cui Lex Luthor parla con l'ologramma di Steppenwolf e vediamo Steppenwolf con lo stesso look di questa Snyder Cut. Ma la Warner Bros. Diceva che quello Steppenwolf era troppo minaccioso, quindi anche Snyder stesso ai tempi ha creato quell'umanoide alieno veramente terrificante, nel senso dispregiativo. Finalmente, adesso che Zack Snyder ha carta bianca su tutto, anche perché, da quello che dice la Warner Bros., questo film non avrà seguiti. Cioè, Zack Snyder con questo film ha finito. Calma. Con questo film hanno detto, questo è sempre la Warner Bros. Che prima dice, non ti facciamo rimontare il film perché costa troppo. Poi alla fine i soldi chi glieli dà? La stessa Warner Bros. Cioè, tu dimmi, anche per i motivi che ci sono adesso, una cosa talmente immensa, perché di solito quando tu vuoi vedere un film l'hype sale molto e tu non vedi l'ora di andare al cinema. Poi una cosa che puoi vedere adesso da casa tua, non solo la scarica, una scena che ti piace, la puoi andare avanti indietro, avanti indietro. E anche i detrattori della DC, dopo tutto questo bombardamento, lo guarderanno, visto che adesso si parla sempre di Marvel così. Perciò, in ogni caso, Zack Snyder avrà vinto sempre e comunque. Ma sicuramente Warner Bros. È dovuta assolutamente piegare, ma avrà un ritorno anche in grande perché stile. Zack Snyder adesso ci presenterà un film di 4 ore. La versione che aveva proposto ai tempi Zack Snyder durava 214 minuti. Questo vuol dire che già da quella versione sua, la primissima, aveva tolto delle parti, ma che ci saranno in questo film. In più, pare che delle battutine che gli aveva scritto Geoff Johns, qua proprio nominato lui, non ci saranno, e che questo film sarà molto serio. Molto cupo. Nel trailer che abbiamo visto nuovo, io ho notato che Steppenwolf, non per parlare sempre di lui, ma mi ha colpito questa cosa, ha un'ascia in dotazione. Sì. E praticamente c'è una scena in un combattimento con l'Amazzone dove praticamente apre a metà un'Amazzone, cioè si vede letteralmente il sangue schizzare dappertutto, cosa che esatto. Nel Justice League originale non mi sarei nemmeno sognato di vedere, ma proprio no. Quindi, infatti, avendo carta bianca, ha fatto un film vietato ai minori, rated R. Cosa vuol dire? Rated R sarebbe vietato. E anche lì salirà l'hype perché è vietato ai minori, perciò il minore lo vorrà vedere, è tutto cioè è così. Dunque, perché è vietato ai minori? Violenza fisica esplicita. Steppenwolf che taglia a metà le persone. Beh, è una grande minaccia, dovrebbe incutere paura in qualche modo. La versione del 2017 non la sentivamo neanche la minaccia, dov'era la minaccia? No. Era un personaggio della Play 2, ma di quelli proprio scarsi, cioè imbarazzante, no, veramente imbarazzante. Un altro tipo di violenza verbale, sembra che Batman avrà un linguaggio pesante, e anche Cyborg. Su Cyborg prima si diceva che poteva avere istinti suicidi, visto quello che gli era capitato, non poteva più fare quello che faceva sempre, lui era un giocatore di football a Gotham, perso la madre, e in questo film, come abbiamo visto nel primissimo trailer della Snyder Cut, perderà anche il padre.
Nella versione del 2017 invece alla fine il padre è lì insieme a lui e gli costruisce una nuova armatura. Ragazzi, cioè stiamo parlando di un personaggio che nella versione di Whedon non moriva e qua invece muore e servirà. Sarà una scena chiave quella del tuo Zack Snyder. Sono quasi certo che sarà un grandissimo film. Sono molto contento che finalmente esca. Sono contento anche per il maestro Snyder, che comunque dopo il lutto molto brutto non riesco a immaginare una cosa, da papà non riesco a immaginare una cosa più terrificante di questa. Chiaramente gli sono vicino e sono molto contento che dopo questa brutta cosa che ha passato finalmente almeno il suo lavoro, per come era stato ideato, venga rispettato. Ecco, c'è da dire che Zack Snyder non è stato pagato neanche un centesimo in questi 4 anni che ha montato il film e ha sistemato il film. Questo c'è da dire, neanche un quattrino, zero. Era stato pagato prima, ovviamente, ma per questa Snyder Cut, zero. Vabbè, cioè, è chiaro che l'ha fatto per noi fan, è normale. Assolutamente. Per chi comunque lo sostiene anche in maniera solo virtuale come noi. No. E anche per dare di nuovo più credito di nuovo al suo nome, perché sulla pellina non usciva c'è il suo nome. Tu dici la Justice League di Zack Snyder, dice, ma che porcata ha fatto? Però vedi, lui quando ha presentato diciamo il fatto che sarebbe uscita la Justice League Zack Snyder, lui l'ha detto, comunque l'ho fatto per voi. Certo. Quindi alla fine probabilmente il movimento che si è creato dietro, a cui noi tre abbiamo partecipato palesemente, certo. Anche con gli hashtag, perché comunque io anche ho usato gli hashtag online e tutto, come voi, sì. Ha funzionato. Questa è una grande cosa. Mi aspetto grandi cose e sicuramente sarà così, anche perché chiude un po' per adesso il cerchio, perché a me diciamo i film che ci hanno avvicinato a questo, sia Uomo d'Acciaio, ma contro Superman, era piaciuto di tutte e due, e devo dire che finalmente Zack Snyder, secondo me, mi aspetto tanto e darà il degno contributo a questa mini trilogia, perché comunque è una continuazione questi altri due film, esatto. Perché non si può non menzionare. Non è un film, perché giustamente partiamo da Superman che è morto, perciò si parte da lì, si parte da quello che è successo nei capitoli precedenti. E Zack Snyder, secondo me, già da quello che abbiamo visto, è tanta roba, cioè veramente è un'altra cosa, non c'entra niente con quello di prima. E poi, piccola curiosità, Zack Snyder, ovviamente il protagonista di questa saga sarebbe stato Superman, aveva pianificato 5 film di Superman, quindi Man of Steel, Batman contro Superman, Justice League, Justice League 2, Justice League 3. Alla fine, solo alla fine di Justice League 3, avremmo visto il vero Superman. Quello che ci piace tanto trovare nei fumetti. C'è da dire che questa Snyder Cut, rivelazione, dichiarazione dell'altro giorno, avrà un grosso cliffhanger, un finale aperto. Quindi vedremo questo film e speriamo e combatteremo sicuramente come lui non ha potuto fare prima, perché diceva: io ho abbandonato Justice League perché non avevo le forze per combattere. Lui lo sapeva che una volta che lui sarebbe andato via gli avrebbero cambiato il film, gliel'avrebbero distrutto. Lui lo sapeva, ha detto: io non avevo le forze per combattere, per salvare questo film. E noi l'abbiamo fatto al suo posto, poi lui ovviamente ha messo insieme tutto. Comunque diciamo che per concludere ultimamente, grande lavoro della Warner Bros, perché dopo Zack Snyder licenzia anche in un altro film Johnny Depp, anche lì anche i fan in rivolta. Beh, devo dire che la Warner Bros ultimamente ottimo, deve recuperare. Il direttore generale le sta azzeccando tutte, diciamo. Ma assolutamente. Petizione per non far fare ad Amber Heard la seconda parte di Aquaman, perché è stato licenziato Johnny Depp, perciò anche lì devo dire Warner Bros. Avrà tanto da fare. Anche lì poi, bellissima un'intervista a Jason Momoa, che lui era l'unico del cast ad aver visto il montaggio preliminare di Zack Snyder, e quando gli hanno chiesto: ma il tuo Aquaman, no, il film che è uscito dopo di James Wan, ma il tuo Aquaman
parte subito dopo gli eventi di Justice League, e lui fa, sì, parte dalla scena finale del film di Zack Snyder, che però non avete visto al cinema. Cioè, vi rendete conto? E poi un altro grande sostenitore è Ray Fisher, che adesso sta combattendo contro Warner Bros., contro Joss Whedon, che dice che ha avuto un comportamento veramente da non professionista, lo sta accusando di razzismo, come sta accusando tutti quelli che hanno lavorato al film, che hanno distrutto quel film. Vedremo. Ovviamente Ray Fisher adesso non potrebbe più fare film per la Warner Bros. E DC. Vedremo come andrà avanti. Beh, la cosa. Comunque, scusa Nick, tutti i personaggi, avevo letto, tutti gli attori erano tutti pro Snyder, eh? Assolutamente. Io dopo che l'avrò visto vi manderò un audio, ovviamente senza spoiler, non vi dico neanche il mio parere del film, vi dirò l'ho visto. Ma si percepirà dalla tua voce. Esatto. Ma cazzo, cioè, stiamo parlando io questo film qua, vabbè, lo sapete, io vedo Nick che mette il conto alla rovescia, sta impazzendo. Ma poi la cosa bella è che continuano a rilasciare adesso foto del film che sono veramente spettacolari, io che le ricondivido tutte. Oggi ho dovuto fare due foto, prima ho fatto 15 giorni, poi ho detto non posso riscrivere 15 giorni, dico due settimane. Adesso magari ne hanno aggiunto un'altra, però io sono convinto che se, quando sta partendo il film, non so, arrivasse a casa di Nick, non so, Margot Robbie e Gal Gadot, dice, no, guarda, c'è il film, no, andate no, via, no, tornate, ragazzi, dopo. Gentilmente andatevene. No, no,